Signor Ministro, benvenuta qui in Basilicata, benvenuta in particolare qui a Potenza. Desidero ringraziarla davvero sentitamente per l'attenzione che ha voluto riservare a questo territorio in questa giornata che è, direi, particolarmente significativa. Ed è un ringraziamento che le rivolgo di cuore con le autorità che hanno voluto dare risalto e lustro a questo momento. Quindi un sentito ringraziamento al sottosegretario, al senatore Moles, sono qui per... E un ringraziamento in particolare, oltre che alle autorità civili, al direttore della via. L'ho evidenziato poc'anzi nel suo saluto ai componenti della sezione. Io aggiungo anche a questo il principio, il concetto che da subito a novembre, appena arrivato qui in prefettura, ha dato modo di evidenziare il senso di questa iniziativa attraverso un forte lavoro di squadra che si è dato la doverosa e necessaria arrivare oggi a questo. Mi piace anche ricordare questo concetto che noi siamo qui anche gli uffici della regione, perché oggi chiediamo alla un presidio aggiuntivo applicata dimostrazione dell'impegno che sull'attività di contrasto al fenomeno criminale sicuramente subirà un'ulteriore accelerazione. Lo dico anche in relazione al fatto che questa è l'occasione anche per rafforzare ulteriormente il momento nel quale si va incontro all'importante occasione legata ai flussi finanziari del PNRR di rafforzare quell'attività che è messa in capo ai prefetti. E quindi ci pensa di oggi della sezione operativa passa anche attraverso il rafforzamento della stessa sezione operativa di Potenza e all'interno del gruppo per mafia. Voglio su questo ricordare che da subito anche l'entrata in vigore dell'ultimo legge di novembre scorso +14% rispetto all'anno precedente, alla fine del 2021, e ricordo ancora all'inizio di quest'anno, a febbraio, a fine febbraio, un ulteriore incremento con 4 interdittive che sono state già alta. Questa è la dimostrazione del fatto che l'impegno corale dello Stato, del sistema Stato, è un impegno fondamentale e oggi viene da questa occasione, da questa opportunità, ulteriormente data al territorio una, diciamo, struttura, una opportunità di creare le migliori condizioni di un anticorpo in un territorio e in una popolazione che lo vive, che ha avvertito da subito questa esigenza. Per questo la ringraziamo ancora, signor Ministro, e davvero è una giornata che rimarrà per tempo nella memoria di questa terra. Grazie.